Allora, la ludopatia al tabaccaio all'automatica. Entro nel tabaccaio, vedo questo qui. Allora, io gioco un euro, no? Io gioco un euro, gioco l'euro, fine, no? Gioco l'euro. Ma voglio dire, scusa, questo qui aveva 100 euro, ha giocato 15, io gioco un euro, ma saltuariamente mi giocherò 20 euro al mese, se a dir tanto, più o meno. Ma io gioco un euro, faccio superstar, oppure gioco al Vinci Casa 2 euro, ma una schedina sola, oppure un euro lo gioco al Million Day. Fine. O faccio Million Day, Vinci Casa, super Nalotto, basta. Massimo ho vinto 20 euro, per dire che giocatore che sono, il nulla. Allora, però gioco un euro, però gioco, è più il piacere di giocare alla fine. Questo ha preso 100 euro, ha giocato 15 euro, ha fatto le schedine, poi mi ha detto mi dai un taglio, mi cambi 10 euro, cambialo al coso, e ha vinto 5 euro e ha giocato alle macchinette, ma era, si vedeva che era, cioè, più peso, cioè, lo vedevi dalla faccia, dal volto, da come era vestito, no? Catena d'oro, cioè proprio ci credeva, no? Classico esempio di ludopatia. Quello si è giocato 20 euro in un giorno, ma quello gioca tutti i giorni. Ha fatto mi fai le girate, voglio tutti i numeri, mi fai le caselle. Non so, adesso non so dirti lo specifico, perché io faccio la macchinetta, no, il Million Day lo compilo io a caso, Vinci Casa lo compilo a caso, o due o tre numeri li scelgo così, ma dipende, non gioco mai gli stessi perché porta iella, ma usciamo dal film che giocare sempre gli stessi conviene, non è vero niente. E invece il Million Day, Vinci Casa, Super Nalotto lo faccio fare alla signorina, ma 1,50 euro, o addirittura faccio addirittura 1 euro. Certo, se mi vuoi dare del ludopatico, sono ludopatico, ma 1 euro. È più il piacere di entrare al tabaccaio a giocare e dire oh, posso comprarmi lo chalet in Umbria con la piscina, fine. È più il piacere inconscio, è tutta una cosa inconscia. Il calcio è più pericoloso, perché il calcio giochi 2 euro, che non sono pochi, perché tu non devi considerare